Sono 46 anni che sono stata allenata ad ascoltare. Mi alleno da mia mamma, che tra l'altro oggi è qui, esperta di comunicazione non verbale. Mi ha allenato ad ascoltare il mio corpo fisico, mi ha allenato ad ascoltare le mie emozioni, i miei pensieri, mi ha allenato ad ascoltare l'altro, anche lo spazio personale dell'altro, per cui energetico. E poi, studiando canto, ho sviluppato un altro tipo di ascolto, studiando uno strumento che non si vede, che non si può neanche toccare, ma su cui bisogna agire. Avevo l'ascolto dell'udito e poi, facendo l'insegnante, ho sviluppato un altro ascolto con alcune tecniche che mi hanno anche accompagnato, dicendo: quando l'allievo canta, comincia ad ascoltare con tutti i sensi. E proprio in quegli anni lì, verso il 2005, cominciavo a scoprire che tutto è frequenza, che tutto è vibrazione. Siccome sono molto curiosa, ho approfondito il mio cammino. Vi dico anche questo aspetto, che è un po' particolare, perché ho una mamma apertissima che ha fatto sempre un lavoro legato alle persone e un papà medico legale, un grande nome della medicina, che a lui devo il fatto di avermi comunque anche a lui sempre sostenuto, pur facendo qualcosa che oggi come oggi si comincia a dare un aspetto più scientifico a quello che faccio. Perché che cosa faccio io? Mi hanno, 2 anni fa, il convegno di fisica e medicina quantistica di Piacenza, dopo il mio intervento si è avvicinato questo ingegnere e mi ha detto: tu fai col tuo canto quello che noi stiamo cercando di far fare agli strumenti di biorisonanza. Io capto il wireless, dico io, di una persona o di un'assemblea o di un luogo o del cuore, o oggi è stato dato il cuore dell'epigenetica, vediamo che cosa verrà fuori. E per me è una codifica, cioè per me si trasforma in suono che io porto, faccio l'esempio con una persona, la persona alla quale reagisce, oggi ce l'hanno spiegato molto bene questa cosa, c'è una risposta. Okay. E si comincia a creare una comunicazione di suoni. Negli anni ho potuto vedere, attraverso strumenti che sono stati creati per vedere che cosa accade nello spazio, che cosa accade nel corpo, sia a livello fisico che emozionale, che energetico e anche spirituale, che c'è sempre una risposta positiva, sia dell'aspetto terapeutico sia dell'aspetto del benessere. Ma c'è una cosa che accomuna sempre tutti i miei canti, che siano all'essere umano, al luogo, ad animali, è proprio questa frequenza del cuore. Prima è stata citata la Bibbia, per me è una frequenza che fa riferimento alla frequenza cristica, forse perché è il mio archetipo, ma anche perché Cristo è l'emblema dell'amore incondizionato. E l'amore incondizionato è proprio quello. Cioè, ti mando amore, indipendentemente da come tu sia, che cosa vuoi fare, che cosa vuoi essere, io ti mando la mia frequenza vibrazionale. Perché, ce l'ha spiegato Carlos, si trasforma anche l'altro. È una scelta, dico anche io, eh? Però l'informazione che ho io, diciamo, dal mondo dello spirito è: canta per più persone possibili. Perché il mio canto crea una piccola o anche grande trasformazione, che poi il flusso dell'energia è una contaminazione d'amore, potremmo dire così. E quando stiamo in questa frequenza, stiamo anche bene, bene fisicamente e bene su tantissimi aspetti, viviamo proprio la vita in un altro modo. Questo ad esempio è quello che io faccio, sia nelle sessioni individuali, che negli atelier terapeutici, che nei seminari che porto le persone a vivere nella gioia. Questo è il mio contributo. Loro danno ognuno dà il suo contributo, io do il contributo all'anima, diciamo così, allo spirito, all'anima. È veramente quello che ho osservato, siccome siamo in frequenza, è proprio un cambio di frequenza. Sto facendo un progetto bellissimo nel reparto di neonatologia dell'ospedale di Piacenza,
dove vado a cantare per i bambini prematuri che hanno avuto dei problemi, e 2 settimane fa ho cantato per gli operatori del reparto di pediatria, ed è stato interessante un medico che dopo il mio canto mi ha detto: tu sei come il defibrillatore. Dice: mi hai attraversato tutto il corpo, mi hai messo tutto in vibrazione, soprattutto il torace, ho sentito proprio come una scossa, e ora, e poi mi hai riaccompagnato alla fine del canto in una frequenza che è tutta diversa da quella da cui sono partito. È vero, per me un altro, perché non è il primo, medico che sente, percepisce e si apre ad altri aspetti, è stato veramente wow di quello. E quindi vi farò, credo, 2 canti. Dico credo, adesso vediamo, perché il primo è il vostro. Ascolterò il vostro wireless e i vostri cuori e andiamo a vedere che cosa succede. Se volete potete registrarlo per curiosità o come volete. L'invito che vi faccio per goderne a pieno e percepire e sentire è di scrociare le braccia e le gambe e di fare un bel respiro profondo e chiudere gli occhi. Non è obbligatorio, ma è per voi, è per il vostro benessere, quindi vedete voi. Io tanto mi sentirete.
nel cuore sottile puoi trovare quella vibrazione d'amore che puoi fermarti ad ascoltare e così recuperare, ricordare che sei una frequenza d'amore e che questo solo è da portare per poter cambiare te stesso o il mondo intero. A te la scelta di contribuire o essere solamente oggetto del divenire. A te la scelta di vibrare nella tua frequenza di allegria e di amore e portare veramente in ogni più piccola cellula nel tuo essere vibrante, con l'armonia interiore, con la pace del cuore, che è solamente tua. E per fare un puzzle c'è bisogno anche di te. Potete fare un bel respiro profondo. Aprire gli occhi. Se c'è qualcuno che ha dimestichezza con l'energia, è cambiata completamente. Se siete abituati o meno ad ascoltare che cosa vi è successo, che cosa è accaduto. Vi riporto un attimo su 30, un po' più di 30 bambini cantati in neonatologia, su tutti quanti è cambiata la frequenza cardiaca, la saturazione e la respirazione. E meglio su tutti. Infatti questo progetto sta andando avanti. Non vi ho detto una cosa, che cosa faccio io? Io prendo dal campo di coscienza collettivo, dall'universo, le frequenze vibrazionali di cui le persone hanno bisogno. Lo faccio non perché sono magica o strana, ma perché sono 46 anni che mi alleno ad ascoltare. Ascolto e quando ho scoperto che tutto era frequenza e come entrare nei campi vibrazionali, nei campi morfici, ascolto. Sento spesso anche fisicamente sensazioni di questo tipo. E però vorrei cantare, cantiamo il titolo del mio invito che mi ha fatto Giorgio. Diciamo che ci siamo incontrati ad ottobre con Giorgio e Carlo, se non poteva, due uomini di cuore, non poteva nascere altro che un altro incontro di cuore, c'è proprio stato incontri di cuore, ci siamo sentiti, visti, riconosciuti. Interessante quello stagione. Se volete richiudere gli occhi, andiamo... musica cuginetta del cuore. La melodia è cuginetta.
respiro profondo. Come vi è sembrato questo canto? Diverso da quello di prima. C'era tanto amore. C'era quello che viene tanto, e l'informazione è: andate con calma. Non so. E viene questo: andate con calma, forse è un riportarci a noi ad ascoltare. C'è qualcuno che vuole condividere qualcosa della sua esperienza? Avete appena avuto 2 trattamenti epigenetici. Eh sì, si chiama così. Ho studiato, guarda, mi sono documentata. Sistemata. Bene. Sentito il corpo, ti ha sentito i canti nel corpo, il canto che ha vibrato, ti ha sentito l'emozione. Quello che ho imparato negli anni è che veramente ognuno fa la sua esperienza. È interessante anche quello. A seconda di dove uno è, soprattutto nei gruppi, il processo sia fisico che emozionale, che mentale o spirituale, ognuno è come veramente brum, porta dentro un suono, ci sono infiniti suoni. È per quello che può agire su tante persone contemporaneamente. Ok, infiniti. Va, io chiedo sempre il canto migliore per le persone presenti, sempre. E colgo l'occasione che mi hai dato della parola, mi è stato nel 2018, pensiamo di tenere 2 weekend sulla voce, prima si è parlato di coerenza, quanti di voi lavorano con le persone? E quanti hanno la coerenza tra il loro pensiero, il loro cuore e la voce che si esprime. È una cosa che mi è stata chiesta anche da altre parti, proprio accompagnare gli operatori del settore che utilizza la voce a portarla in coerenza col cuore e il pensiero, perché prima di tutto è suono, poi c'è la parola. Questo è importante. Ok? E quindi, invece il 17 di dicembre a Milano ci saranno 3 ore di un atelier terapeutico, e lì potete chiedere informazioni dopo ad Alessandro Benetti, e lì sarò io che agisco in quel caso lì, però col gruppo, individualmente, ma col gruppo, perché il gruppo potenzia molto il tutto. E prima di concludere mi piacerebbe cantare una persona. Chi ha voglia di farsi incantare, come dico io? Prego, dai, vieni qui, potrei farlo anche lì, ma così ti vedono tutti. Pochi minuti. Benvenuta, tu sei? Tiziana. Partiamo così. Sentiamo il suo cuoricino.
Costa un pochino, non sono invasiva. Vuoi chiudere gli occhi o... Suggerisco un esperimento. Dai! Non faccio io ragazza, lo pagavo rosico. Io prevedo che la previsione scientifica, la previsione scienza, perché può essere falsificata o corroborata. Ora è l'ingresso della regione a rosico perché, vabbè, e si mette un po' le mani indietro. Ora, dato che io sono ancora un atleta robusto, stia attenta a non. Ecco, stiamo, ma è logico. Quando lei canta, è canta anche bene, non me ne intendo, ma mi piace sentire cantare. Lei cosa fa con le sue vibrazioni elettromagnetiche deboli? Immette in tutti noi energia a livello cerebrale, soprattutto dell'area limbica che ho controllato su di me poco fa, che io ho già tante schede addosso, che comunque ha sbalordito anche me stesso. Pertanto, queste vibrazioni non fanno altro che quelle schede, quelle radiazioni che le rocce elettromagnetiche emettono, quella mia acqua energizzata, bicarbonato, sugo di limone costenite, c'è il punto. Se volete, succo acquoso di noni, ma dato che i miei nipoti puzzano, no, lo faccio mettere nel frigo. Chiuso nel frigo energizza l'acqua, no? Ammetta, il microcervone in tutta l'area limbica, ma nell'area post pre-rolandica, quindi aumenta il tono della muscolatura. Ora, oggi veramente non mi vedete, perché è un'ora e un quarto, devo mangiare e andare a riposare, perché se no, va bene, mi sono esibito. Grazie. Grazie. E un'altra delle cose che faccio è accompagnare le persone a cantare per se stessi. Si è un po' perso questo nella tradizione, ma quello che faccio io, ognuno lo fa, lo può fare per sé. Ma io nasco cantante perché appunto devo anche fare la parte della cantante, però il canto, io seguo proprio dei gruppi, delle persone che vengono, delle persone che fanno appunto delle terapie insieme, perché anche io prendo self-food o altre cose, però non è appunto che uno... ma abbiamo parlato all'inizio, no, della cooperazione, e quello che ho visto ieri, un'altra persona mi ha detto: ma sai che non ho più voglia di cantare le canzoni, mi trovo a cantare la voce del cuore, chiamo io, comunque il suo canto, perché dice è veramente differente e porta anche tanto altro. E poi agisce, come dicevo che agisce attivando il microcircolo a livello limbico, per cui si sentono meglio, sono ben tranquilli. Io mi sento un giovanotto, ma non oso fare quello che facevo da giovanotto. Ma la cosa importante è continuare a cantare ai bambini piccoli e anche alle madri dei bambini piccoli con tumore, perché col canto, così come con la terapia quantistica, mentre con le aree ristrutturanti,
elimina il terreno oncologico e non solo. Ha una funzione terapeutica fantastica. Gente come lei dovrebbe andare in tutti gli ospedali, in particolare di pediatria, perché uno che è venuto grande ormai. Ormai uno che è venuto grande è andato, se poi alla mia età rincoglionito e rinuncio, ma i bambini aiutateli a star bene, a vivere una vita degna di essere vissuti. Grazie. Roberto, un momento riguardo questo, allora, non era previsto ma ve lo dico, il progetto prevede il canto per i bambini, per le mamme e i loro bambini, accompagnare le mamme a cantare per i bambini, perché queste mamme spesso sono ammutolite dalla paura, dal dolore, non sanno cosa fare, invece poter capire che sono suono. E una terza fase del progetto, che direi è wow, la formazione per gli operatori, gli infermieri, quantica, nel senso della comprensione delle parole che usano e dei suoni che usano con questi bambini, che non è da poco, Per cui questo progetto è neonato, perché è cominciato l'anno scorso e adesso stiamo raccogliendo fondi, per cui ve lo dico, perché chiunque abbia voglia di partecipare, io dico che questo progetto non è mio, è nato un'idea mia, ma è un progetto di tutti, perché i bambini sono il futuro del domani. E il mio canto, oltre che terapeutico, porta questa cellulina d'amore per cambiare il mondo. Grazie. È un amore per la mia. Grazie. Grazie.